Pazza, è freddo! Guarda che guanti che c'ho da neve! Mamma mia, è freddo! Oh. È arrivato l'inverno! Che freddo! Ciao ragazzi, sono Daniele Borghetti, benvenuti in questo nuovo video! Visto che è arrivato l'inverno, andiamo a montare la cappottina, come si chiama? La coperta per le ginocchia, perché non sembra, ma le ginocchia ne soffrono, il freddo alle ginocchia ce le distrugge, quindi mi raccomando, montate anche voi la vostra copertina per non avere i reumatismi, perché il freddo fa male. Ora vi faccio vedere quello che ho io. Le cappottine della Tucano sono simili per tutti, eccola qua. Questa è la cappotta della Tucano, eccola qua, vedete, ce l'hanno tutti, praticamente tutti gli scooter hanno Tucano. E ora andiamo a vedere come si monta. Vai ragazzi, andiamo a fare lavoro! Allora, a noi ci servono degli spessori, delle rondelle. Questi sono autocostruiti, ma comunque ve li potete... Pezzi! Questi sono spessori, circa di un centimetro, uno e mezzo. Sono di plastica, ho preso una cannetta di plastica, li ha tagliati perché sicuramente quelli su originali non ce l'ha più. Allora, mettiamoli un attimo qui sopra. Ci serve un caccio, vita croce! Questo spessore lo possiamo fare in tantissimi modi. Ma come si mette? È impossibile. Mi mancano i pezzi. Perché? Allora, sto Tucano non me va proprio. Allora, su questa striscetta praticamente c'è un disegnino che ci dice che ci sono questi due strisce con gancio che vanno sotto, che sarebbero questi qua avanti, che si vanno ad attaccare al numero 9. Non so se si vede. Poi dopo, successivamente, sotto si uniscono insieme. Sotto c'è un'altra striscia come questa, che si va a collegare con i successivi due, che sono questi qui. Questi due vanno messi tutti e due così, in questo modo, che poi, seguendo bene la cucitura, non è proprio dritta, perché questa andrebbe da questa parte così. L'attacco numero 9 non ce l'ho, non so che fine ha fatto, si è perso. Lo potrei costruire con del fil di ferro, ma comunque non mi andrebbe bene perché non mi piace proprio come sta. Quindi adesso faccio a modo mio. Ok, la fuoriuscita del piede qui è ottimale, perché secondo di come metti ci va a dare fastidio. E a me era capitato qualche volta che quasi inciampavo, quindi io ho tentato di metterlo più vicino possibile alla plastica. Mi raccomando, il tutto deve essere ben tirato, perché se no si slega. Il gancio che si trova qui dietro, probabilmente quando si tira il tutto il sistema rimane ben fisso. Ok, ce l'abbiamo fatta! Allora, caro ingegnere giapponese Tofusolamoto, ma dico io, ma un sistema semplice per montare un Tucano, eh? Uno solo, no, eh?
Cioè, mi devo sporcare le mani pure per mettere una copertina. Vabbè. Ok, ragazzi, anche questa abbiamo fatta con successo. Siamo forti. Non avendo le istruzioni, bisogna andare un po' a intuito. Il problema è questo, che noi dobbiamo ben tirare tutta la copertina fino a sotto, perché se rimane morbida, entra l'aria e si smonta. E quindi è inutile che ci abbiamo la copertina, perché davanti l'aria non deve entrare, deve essere ben aderente. Poi, se trovate un altro sistema migliore di questo, fatemelo sapere. Mi raccomando, la copertina d'estate toglietela, perché diventa di uno schifo assurdo. Ok, ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace una copertina montata bene per tutti. Bye ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. Che figata, sono arrivate le ruote. Guarda, guarda, ecco. L'odore nuovo di plastica mi fa impazzire.